a suo modo storico e come tale fa discutere l'accordo della durata triennale siglato tra il Parco Lombardo della Valle del Ticino e SEA, gestore aeroportuale di Malpensa e Linate, per lo sviluppo di politiche attive verso un aeroporto sostenibile. Ne parliamo oggi con il presidente del Parco Lombardo della Valle del Ticino, Cristina Chiappa, e con il direttore Claudio De Paola, a cui diamo il benvenuto. Da sempre lo sviluppo aeroportuale viene considerato il principale nemico del Parco del Ticino. Oggi invece il Parco del Ticino decide di siglare un accordo. Presidente, quali sono gli elementi positivi che vi hanno convinto a scendere a patti con l'aeroporto? Da sempre l'aeroporto è una realtà sul nostro territorio con la quale dobbiamo convivere e fare un attimo i conti. Si è aperta questa possibilità di confronto reciproco, quindi un tavolo tecnico proprio di confronto su varie tematiche molto vicine e care al parco e in qualche modo oggi anche di interesse di SEA, giustamente. Temi che vanno dalla cura e al mantenimento della biodiversità sui nostri territori alla gestione dei boschi piuttosto che alla gestione delle risorse naturali presenti sul territorio, in particolar modo con una cura particolare all'acqua, che è il tema molto caro al parco. Sono previsti anche una serie di monitoraggi che porteranno a risultati e alla partecipazione a bandi di carattere nazionale, internazionale, europeo per la realizzazione di progetti proprio sul nostro territorio. È un tavolo innovativo, credo il primo forse, che vede un parco legarsi a un aeroporto come quello di Malpensa. Crediamo che in qualche modo questo faciliti il confronto con un aeroporto che incide sul nostro territorio in gran parte per quanto riguarda gli aspetti ambientali. E l'obiettivo è proprio quello di creare un confronto, vedremo un attimo poi con l'evolversi del tempo, visto che il tavolo si sta formando in questi giorni, quindi operativamente inizierà a breve a lavorare, vedremo poi a quali risultati porterà e a quali obiettivi perseguirà il tavolo stesso e a quali vantaggi porterà sia a noi come parco che a SEA come azienda, ovviamente in termini giustamente ambientali, vorrei rimarcare questo aspetto. Direttore, aeroporto sostenibile, che cosa significa? Sostanzialmente significa cercare di portare il principio della sostenibilità anche all'interno del sedime aeroportuale, oltre che nel territorio contermine. Quindi sostanzialmente significa che ci sono delle possibilità per quanto concerne dei progetti relativi all'efficientamento energetico, quindi a una riduzione dell'impatto della presenza dell'aeroporto. Per esempio, un primo concreto tentativo di attuazione di questa collaborazione è un progetto europeo Horizon 2020 con altri aeroporti europei coinvolti, in cui appunto cercheremo, per quanto riguarda il Parco del Ticino, di mettere a punto insieme ad altre realtà europee un sistema di monitoraggio anche con dei software evoluti per quanto riguarda la biodiversità nelle aree contermini gli aeroporti. Per quanto riguarda invece l'aeroporto di Malpensa, sono orientati a cercare delle soluzioni per l'efficientamento energetico principalmente e per altri aspetti legati alla sostenibilità proprio del sedime aeroportuale. Presidente Chiappa, perché secondo lei non è stato capito questo accordo e l'hanno criticato nelle prime battute? Ma non la vedo in questo modo, nel senso che abbiamo raccolto un po' quella che è stata l'espressione di Legambiente in primis, che non vede nascere una critica nei confronti del parco, anzi reputa positivo questa apertura, questo poter appunto sedere a questo tavolo come parco, ma è piuttosto poca fiducia forse nella controparte, quindi un po' il timore che di farci un po' strattonare o comunque di essere fraintese alcune iniziative forse di SEA. Ovviamente noi come parco porteremo avanti le nostre istanze, quindi sappiamo bene quali sono i nostri obiettivi, i temi su cui andare a trattare e sui quali confrontarci. La nostra essenza non verrà ovviamente snaturata da questo rapporto.
Direttore, uno dei temi sul quale insomma, vi vede contrapposti l'aeroporto e il Parco del Ticino da anni è il progetto della ferrovia tra Gallarate e il T2 di Malpensa. Come stanno procedendo i vari ricorsi che avete attuato? Ma sostanzialmente, insomma, a nostro avviso c'erano delle criticità e ci sono delle criticità legate all'approfondimento progettuale, agli interventi forestali, alle compensazioni, ad altri aspetti. Noi siamo stati costretti, tra virgolette, a impugnare il provvedimento autorizzativo unico e di fatto adesso siamo appunto in attesa che il TAR Lombardia decida in merito. Tra l'altro l'udienza è prevista a breve, nella prima decade di maggio. Parlavamo prima della tutela dell'acqua. In questi giorni il livello del Ticino è basso, lo scorso agosto siamo stati molto vicini all'emergenza. Voi avete richiamato i livelli superiori istituzionali per i danni all'ecosistema, per i danni all'agricoltura. È un appello che oggi vale come un anno fa? Assolutamente sì, è importante, è fondamentale che continui la sperimentazione sui livelli del Lago Maggiore. Lo scorso anno si è attuata questa sperimentazione che è stata molto positiva per tutto l'ecosistema fluviale, in cui il bacino idrografico del lago è stato trattenuto a un metro sopra la soglia idrometrica, proprio per avere un bacino utile da utilizzare nei periodi di magra estivi. Addirittura la sperimentazione prevedeva che si arrivasse fino a un metro e mezzo e oggettivamente noi insieme all'autorità di bacino e insieme a tanti altri enti stiamo assolutamente chiedendo che questa sperimentazione continui, perché seppur con qualche problema a livello di bacino lacustre che va affrontato in maniera opportuna, diventa fondamentale per tutto il corso del Ticino ma anche per l'intero corso del Po poter contare su questi metri cubi d'acqua preziosi durante il periodo estivo. Tenete presente che già settimana scorsa nel Ticino eravamo poco sopra i 200 metri cubi al secondo, che è già una portata molto bassa, quasi caratteristica del periodo estivo, e quindi è fondamentale appunto che le piogge di questo periodo e lo scioglimento delle nevi vengano trattenute nel lago e rilasciate nei periodi più asciutti dell'anno durante l'estate. Presidente, un'altra insidia del parco e dei nostri boschi sono naturalmente gli incendi. Lo scorso 26 marzo il fuoco ha distrutto a Quarezza di Somma Lombardo 4.500 metri quadrati di area boschiva. Purtroppo non è l'unico episodio e purtroppo spesso questi incendi sono di natura dolosa. Voi come Parco del Ticino avete una grande squadra di volontari che sono un po' gli angeli dei nostri boschi e sono impegnati giorno e notte per difenderli. È sufficiente? Sì, come diceva giusto prima, la maggior parte di questi incendi sono di origine, ahimè, dolosa, e in questo senso bisognerebbe proprio fare una sorta di sensibilizzazione su tutti per, diciamo, preservare quello che è il nostro patrimonio boschivo, che è un patrimonio di inestimabile valore. Io non finirò mai di ringraziare i nostri volontari, sono tanti, si danno tantissimo da fare, sono sempre pronti e vigili sul territorio e sono sempre molto disponibili. Sull'ultimo incendio appunto hanno fatto turni di diverse ore, si sono alternati, hanno lavorato anche di notte per tenere sott'occhio lo sviluppo dell'incendio. E devo dire che le squadre sul territorio sono molto ben organizzate, sono molto strutturate in modo ottimale, sono guidate anche da capi squadra molto formati. È di recente approvazione anche il nuovo piano antincendio boschivo, che è uno strumento indispensabile per gestire l'intervento proprio sul territorio. Ecco, io vorrei proprio cogliere l'occasione per ringraziare i volontari e insomma il volontariato so che è un aspetto importante, è impegnativo, però ecco, i nostri boschi e il nostro territorio si salvano anche grazie alla collaborazione di persone che donano il loro tempo a favore del parco. Il Parco del Ticino, possiamo dirlo, è un posto
fantastico, noi ci viviamo all'interno e non finiamo mai di stupirci di quanto sia bello, ma spesso ci stupiamo anche che persone vengano dal nord Europa e da tutte le parti del mondo per trascorrerci le vacanze. Ecco, voi quanto credete nello sviluppo turistico del Parco del Ticino? Devo dire che c'è stata anche una grossa riscoperta dai residenti, perché il parco forse era poco conosciuto, comunque per alcuni versi poco vissuto da chi in realtà ci abita normalmente, ma appunto grazie tra virgolette alla pandemia si è tornati a riscoprire il territorio. Quindi il turismo per il parco è molto importante, facciamo rete con le maggiori associazioni del territorio, con le nostre guide turistiche che sono appunto arruolate e hanno un albo particolare all'interno del parco, con i nostri centri parco che ovviamente sono il primo punto di espressione del parco sul territorio e quindi è una realtà importante dal punto di vista turistico e crediamo molto su questo aspetto. Abbiamo anche le nostre aziende agricole che negli anni hanno imparato a valorizzare il territorio attraverso i propri prodotti, le visite guidate all'interno delle proprie aziende, le degustazioni e quindi sono un aspetto rilevante. Vorrei fare un po' invidia diciamo agli altri parchi oltre Alpe perché appunto siamo ricchi di tanto e non soltanto dal punto di vista ambientale ma anche culturale e sicuramente le vie d'acqua dove ci sono le ville più belle storiche, le varie abbazie sul territorio, Morimondo, la piazza di Vigevano. Ecco, nel frattempo in sovraimpressione stavamo vedendo le immagini di questo video girato da questo DJ Big Noise di fama mondiale proprio dalla piazzetta di Tornavento e poi ci sono queste immagini col drone che mostrano alcune delle bellezze di questa della parte alta diciamo del Parco del Ticino. È partito qualche settimana fa anche il Grand Tour, che è questo tour a piedi che in 4 giorni a piedi si parte dalla parte più bassa, si arriva fino a Sesto Calende e poi si ridiscende il fiume in canoa. Quante altre iniziative non conosciamo e ci sono in cantiere per far conoscere sempre di più il Parco del Ticino? Allora, adesso siamo un po' in fase organizzativa, nel senso che stiamo raccogliendo dal territorio un po' le varie iniziative. Ovviamente il parco in primis non è fautore organizzatore di eventi in sé, ma appunto tenta di valorizzare quelli che nascono sul territorio, quindi devo dire che il periodo è stato difficile per tutti e quindi si è in fase appunto di organizzazione, di raccolta e per capire un po' cosa poi si potrà andare a fare sul territorio. L'anno scorso poi il periodo ce l'ha concesso, sono stati organizzati anche diversi camp estivi sul territorio per i bambini con piani di educazione ambientale che sono insomma un po' il fulcro dell'attività del parco. Tutela della fauna, tutela della flora, c'è un bellissimo progetto anche per evitare l'estinzione del pelobate fosco, che è rospo. Quali altre iniziative sotto questo aspetto? Allora, noi abbiamo una tradizione ormai di sviluppo di progetti di livello europeo, soprattutto attraverso il programma LIFE, oggettivamente ha già citato lei il progetto sul pelobate, ne abbiamo un altro che sta partendo sull'ambiente ittico, in particolare sulla tutela dell'habitat dell'anguilla. Abbiamo lavorato e stiamo lavorando a 360 gradi per quanto riguarda tutte le presenze nobili in fiume, quindi sostanzialmente lo storione, la lasca, un lavoro complessivo a livello faunistico sia per la fauna terrestre sia per la fauna acquatica, che ci vede impegnati innanzitutto per la tutela degli habitat e in secondo luogo per lo sviluppo di quelle iniziative che permettano proprio di andare a migliorare anche la qualità di questi habitat, oltre che la loro conservazione. Direttore, piste ciclabili e sentieri? Beh, la bicicletta è sicuramente il modo migliore per vivere il territorio del Parco del Ticino. Il parco già 20 anni fa ha iniziato un grande investimento per la creazione di una rete ciclabile. Abbiamo circa 800 chilometri che si sviluppano all'interno dell'asta fluviale, a margine dell'asta fluviale, nei boschi, nelle aree agricole e così via.
È un lavoro molto gravoso per il parco, ogni tanto siamo un po' in affanno per quanto riguarda poi tutto il sistema di manutenzione, però al tempo stesso ci crediamo molto, cerchiamo di metterci tutto l'impegno possibile per riportarci a pari in tempi brevissimi. Abbiamo oggettivamente in animo anche di allargare la cooperazione verso le realtà locali, verso le associazioni e così via, in modo tale da sperimentare anche forme nuove di collaborazione che ci permettano di tenere in efficienza questa grande rete che è fondamentale a tutti i livelli, è fondamentale per gli escursionisti, per i residenti nel parco innanzitutto, ma è che è anche una componente dell'attrattiva turistica, nel senso che a volte proprio i turisti dall'estero sono attratti da un territorio come questo perché piace loro l'idea di viverlo e di attraversarlo in bicicletta.